La mia scoperta del Bhutto viene proprio quando ho per la prima volta visto danzatori bianchi come sculture. E allora ho capito che non c'era più una demarcazione tra la scultura e la danza. Il teatro, la poesia, cioè tutto quanto è chiuso, è rappresentato e può essere rappresentato da un corpo. Un corpo nudo, un corpo bianco, un corpo che tutto quello che noi siamo abituati a vedere fuori, questo corpo ha proprio dentro. Noi abbiamo dentro tutto. La forza di uno spettacolo, chiamiamolo così, dovrebbe essere proprio quella di sentire sempre questa libertà e avere questa grande disponibilità di darci agli altri. E questo per me è il Bhutto. Così come questo cavalletto accoglie una tela bianca, un supporto bianco, così come il palcoscenico nel Bhutto accoglie i corpi bianchi. Corpi bianchi, tela bianca, è la premessa per un racconto, un racconto interiore. Tutto quello che succede al di fuori è la nostra società, è il nostro modo di esprimerci, i nostri colori. Per cui i corpi vengono come isolati. E qui possiamo raccontare con delle... Ma il corpo rimane bianco, così come il viso. E dal bianco viene fuori la tristezza, la sofferenza. Non c'è bisogno di molto. Così come... E nello spazio queste figure acquistano una valenza totalmente diversa. Le figure devono creare nel Bhutto, nel teatro Bhutto, devono creare degli interrogativi, così come spesso nella figura rappresentata sulla tela. L'interrogativo, la curiosità che ci pone l'artista davanti nella ricerca dell'interpretazione dell'opera. Il corpo si muove molto lentamente, affinché il pubblico, lo spettatore, il fruitore di questa visione possa vederlo in tutta la sua terza dimensione. Nello stesso tempo l'interprete ha il tempo, ecco il movimento lento, il tempo di scavare dentro e piano piano buttare fuori tutta il suo essere, il suo sentimento, il suo modo di liberare, cioè di esprimere in piena libertà tutto quello che prova all'interno. È prima di tutto un lavoro di svuotamento, questo è il Bhutto. Gli attori, gli interpreti sono spesso tutti dipinti di bianco, ecco, una risposta facile per chi viene dalla pittura, quindi chi è abituato ad avere una partenza asettica come la tela bianca, è facile rispondere che abbiamo bisogno di sfrondare, di pulire, di proprio sbiancarci, togliere tutto quello che la società ci addossa e quindi tutte le nostre manifestazioni che mascherano il nostro vero io, la nostra vera identità, liberare, quindi partire dal bianco.
Una delle caratteristiche del buto e quindi dell'interpretazione degli attori buto è la consapevolezza del proprio corpo. In particolare quando i corpi si uniscono, quando c'è un contatto tra un interprete e l'altro, tra due personaggi. E questo è proprio, questo quadro è rappresentativo di quel momento magico dove i corpi si uniscono e dove appunto la consapevolezza, il sentire la propria energia, che l'energia che sprigiona il nostro corpo è più facile, è più possibile, è anche più possibile trasmetterlo. Ecco, questo è un gioco da bambini, come il buto è un gioco da bambini. E il nostro pubblico, il pubblico che noi prediligiamo, è proprio il pubblico che si presenta con l'animo aperto e la disponibilità del bambino ad accogliere, a prendere tutto ciò che di bello lo spettacolo e la vita ci può regalare.